Questo animale ha un nome curioso. Si chiama caretta caretta ed è la tartaruga marina più diffusa nel Mar Mediterraneo. La sua è una vita difficile, non si può negarlo. E le avversità iniziano prima della nascita. Per deporre le uova, le tartarughe hanno bisogno di una spiaggia tranquilla e poco frequentata. Uno scenario difficile da trovare nel Mediterraneo. Passato il periodo di incubazione, le piccole tartarughe possono finalmente abbandonare il guscio e raggiungere il mare, la casa dove passeranno la loro vita. Prima di arrivare in acqua, però, c'è una prova da superare: attraversare incolumi quei pochi metri di spiaggia che le separano dalla meta. Qui sulla sabbia, infatti, sono delle prede indifese. Una volta in acqua, la musica non cambia. Così piccole e lente, sono un bottino facile per i predatori del mare. Chi di loro ha la fortuna di crescere e di diventare grande non conosce tregua. Le caretta caretta sono delle straordinarie viaggiatrici ed abili nuotatrici. Utilizzano le pinne anteriori per dare propulsione e quelle posteriori per la rotta, come una sorta di timone. Le miglia che possono percorrere in un anno sono impressionanti. E lungo il tragitto, gli incidenti possono essere molti. Scambiare un sacchetto di plastica per il pranzo, per esempio, o essere tagliati a pezzetti da un'elica. L'uomo, in questo, ha le sue evidenti responsabilità. Il viaggio di questi rettili ha infine qualcosa di straordinario: il ritorno. Non è raro, infatti, che per deporre le uova, le femmine tornino alla spiaggia in cui sono nate, aiutate in questo da una specie di bussola naturale, come se il luogo natale preservasse una firma magnetica che le richiama. Anche la loro è un'odissea e si conclude su questa spiaggia, dove tutto è cominciato. Le ragioni che spingono le tartarughe a tornare nel luogo di origine sono molte e molte non sono del tutto comprensibili. La natura, in fondo, è anche questo. Il nostro compito, come abitanti passeggeri di questo mondo, è fare in modo che quella spiaggia rimanga il luogo in cui, un giorno vicino o lontano, una tartaruga possa ritornare.